Ciao amici e ben ritrovati per un nuovo appuntamento sul canale del Canale di Prima. Oggi siamo qui nel mio allevamento, fine riproduzione, fine giugno, e vi mostro questo lato della batteria perché è quello più decente in termini di pulizie. Dall'altra parte è un po' la batteria, un po' è presente, un po' è il lavaggio. Ecco perché questo taglio di inquadratura sul mezzo lato dell'allevamento. Dal momento di oggi parleremo degli acquisti, quindi vi daremo dei semplici, basilari consigli per gli acquisti, ok? Quindi se non vi siete ancora iscritti al nostro canale, cliccate sul nostro logo per iscrivervi e a fine video, se questo video vi è piaciuto, metteteci un mi piace. Adesso, un attimo, parleremo subito del nostro argomento. Molti di voi, chi magari alle prime armi si muove nell'ornitologia, delle volte desta qualche piccola difficoltà nel capire quando è soprattutto il momento esatto per fare gli acquisti. Allora, diciamo che in primo luogo giustamente il momento è la condizione generale, quindi il periodo migliore, non che gli altri non vadano bene, ma il periodo migliore per fare gli acquisti sicuramente è il termine della muta. Quindi per darvi un lasso di tempo, diciamo da settembre a dicembre. Questi 4 mesi sono i mesi ideali per l'acquisto di nuovi soggetti, ok? Che siano nuovi soggetti a integrazione di una nuova mutazione, un rinsanguamento, acquisti di qualsiasi genere. Quindi l'ideale sarebbe a termine muta, ok? Altri paletti da tenere in conto sicuramente per gli acquisti sono la reperibilità dei soggetti, quindi la rarità, quindi un animale più è di nicchia, più è raro, ovviamente crea maggior difficoltà nella ricerca, nell'acquisto. La ricerca non è sempre facile, perché delle volte alcuni di noi si appassionano di alcune mutazioni, alcune specie di animali poco elevate, poco diffuse. Questo porta anche delle volte a un rialzo dei prezzi, perché per le leggi del grande mercato, se un animale è più raro, tendenzialmente costa anche di più. Quindi chi si avventura verso la ricerca di soggetti poco elevati sicuramente si deve tenere fede al periodo migliore, quindi il post-muta, però deve anche fare i conti con la disponibilità di questi animali, se sono comuni o rari. Chi di voi comincia la creazione di un nuovo ceppo sicuramente dovrà intanto scegliere l'animale che più apprezza, più piace, no? Quello è un dato di fatto. Ma non solo, dovrà rendersi conto che se vorrà nel tempo creare un ceppo, quindi mettere giù le basi per una selezione e poi successivamente competere in mostre ornitologiche, dovrà basare anche la sua ricerca anche sulla qualità e sulla quantità di questi animali. Quindi abbiamo altri due parametri, qualità e quantità. Qualità selettiva, c'è poco da dire, gli animali ovviamente devono essere di una buona base di partenza. Buona base di partenza non vuol dire necessariamente acquistare dei campioni, perché un discorso è la genetica, un altro discorso è il fenotipo. Tante volte ho avuto delle persone che magari mi dicono: Giacomo, ma io ho acquistato un 92-93 punti, eppure quel soggetto non mi ha dato questo granché. Questo perché? Perché fenotipo e genotipo delle volte viaggiano in maniera
diversa, ok? Non sono lineari, quindi ciò che vediamo non è sempre ciò che i genitori poi trasferiscono ai loro figli. Quindi dal punto di vista della qualità, sì, atteniamoci ai parametri dello standard, quindi se stiamo per esempio cercando un bruno, ok, guardiamo le caratteristiche dello standard che prevede, cosa deve avere, quali devono essere i suoi punti cardine del bruno, e cerchiamo quell'animale lì, ma non focalizziamoci sul troppo scarso o sul troppo buono. Una buona base di partenza possono essere ottimi animali da lavoro, obiettivo a 3, 4, 5 anni, per far sì che noi cresciamo nel nostro allevamento il nostro ceppo. Questo vi darà sicuramente più orgoglio, perché quando arriverete poi alle mostre ornitologiche e farete i vostri primi covi, sicuramente vi renderanno molto più orgogliosi. Quantitativi perché? Perché sicuramente se andiamo a instaurare un nuovo tipo di animale, una nuova mutazione per esempio, non possiamo aspettarci di poter essere competitivi se abbiamo messo 2-3 coppiette di un tipo magari molto allevato. Cioè, io per esempio, ecco, prendo me, riallevo Gianni Mosaico. Non potrei essere competitivo se mettessi pochissime coppie, 2-3 coppiette. Quindi basate la vostra scelta del ceppo che volete andare a instaurare non solo sulla base della qualità, ma anche sulla base della quantità. Quindi se volete essere competitivi nel tempo, dovete scegliere questi animali su questi due parametri, qualitativo e quantitativo, ok? Alcuni di voi tante volte vengono da noi e ritirano anche degli adulti, e per altri invece sembra una cosa fuori dal comune acquistare adulti. E in realtà nell'acquisto degli adulti ci può essere solo che tanto di guadagnato, perché prendere un adulto significa prendere con sé un animale che ha già dato dei soggetti, e quindi si può vedere cos'è il frutto di quell'animale. Tante volte alcuni dicono, sì Giacomo, ma io acquistando un adulto magari prendo anche la fregatura perché magari da te non ha fatto nulla. Sì, vero, può succedere che quell'animale magari da me non ha fatto nulla, ma non si può mettere certezza che l'animale nell'anno successivo possa essere un ottimo riproduttore. Quindi questo in termini di riproduzione. In termini di acquisto qualitativo, sicuramente acquistare un riproduttore intanto ci permette di non rispettare il parametro ideale, diciamo, del periodo post muta. Un adulto può essere acquistato anche in tempi diversi, no? E quindi mettiamo il caso che mi è morto un maschio di quella specie lì che avevo io, posso ricorrere ai ripari in qualsiasi periodo dell'anno, no? Chiamo l'amico allevatore, guarda, è un animale di questo tipo? Sì, perfetto, lo vado a vedere, lo vedo e lo posso recuperare. Il novello invece ha bisogno di terminare la muta per potersi manifestare in tutto il suo fenotipo, no? E quindi l'acquisto di un adulto, vedete che spesso sono più i pro che i contro. Molti si focalizzano solo nella fregatura. Secondo me la fregatura c'è solo se l'allevatore non è serio. Un allevatore serio fa i suoi scarti di selezione e li dà al commerciante, e li regala, li dona, ok? Gli altri animali buoni restano sempre a disposizione di molti allevatori. Io ho visto in questi anni a Reggio Emilia tantissimi amici allevatori nei loro trasportini cedere loro riproduttori. Ecco, quando io mi trovo un riproduttore di 3 anni, vuol dire che quell'allevatore l'ha riprodotto per almeno 2 anni da sé. Se l'ha tenuto almeno 2 anni, sfido voi pensare chissà quanto alla fregatura. Quindi o sono due le cose: o l'allevatore non è stato capace per qualche anno di riprodurlo, cosa che la credo poco,
oppure l'allevatore l'ha trattenuto nel suo allevamento per scopi selettivi proprio perché l'animale ha riprodotto e ha restituito sicuramente dei buoni soggetti. Quindi sfatiamo questo mito, sfatiamolo. Sicuramente è quello di acquistare gli animali appunto in un numero congruo al tipo di selezione che volete improntare, quindi tenendo conto che il nostro consiglio è, se allevate melanici, di non acquistare mai meno di 4, 5, 6 coppie. È ovvio, ognuno deve tenere conto alle proprie possibilità economiche. Tante volte cominciamo da poche coppie, anche da due, da tre, per poi negli anni incrementare. E questo sì va bene, però per i fini selettivi, anche per una questione di consanguinità, l'ideale sarebbe avere un numero di coppie adeguato e soprattutto non dallo stesso allevatore. Questo nel caso in cui decidete di instaurare un vostro ceppo. Sicuramente questo sistema vi permetterà di non avere consanguigni con estrema certezza, ma di partire con la selezione dalla creazione di un vostro ceppo. L'ideale sarebbe avere 2-3 linee di sangue, okay, da poter mescolare tra di loro e da lì partire con un nuovo ceppo. Altra tipologia di acquisti sono quelli mirati all'acquisto di soggetti per rinsanguare, quindi un ceppo che si ha già e animali che vengono acquistati solo per essere inseriti, per diciamo allontanare un po' le linee di parentela del proprio ceppo. Su questo vi dico, fatelo e fatelo tutti gli anni. Questo vi permetterà nel tempo di non avere troppi soggetti con parentali troppo prossimi tra loro e quindi di non avere problemi di sorta, quindi degenerazioni, malformazioni, uova chiare. Sono una serie di vantaggi che vi restituirà il rinsanguamento. Come comportarsi? Diciamo che in massima basta inserire due pochi soggetti per ogni linea di sangue. Porto un esempio banale. Nelle mie 20 coppie di giallo mosaico che allevo tutti gli anni, io uso almeno inserire un nuovo soggetto l'anno. Questo mi permette di poter mantenere sì il mio ceppo, ma nel contempo avere nuove generazioni con parentali diversi.
che poi andranno nuovamente a rimescolarsi con i miei soggetti. Quindi non mi allontano dalla linea di sangue dei miei animali, dalle caratteristiche dei miei animali, ma nel contempo non vado a scrivere. Ok, quindi questa è un'altra delle accortezze che sicuramente è meritevole di nota. Quindi fatene buon bagaglio e tenetela a mente, perché la selezione in consanguinità, seppur porta un'accelerazione nello sviluppo di un ceppo, porta con sé anche delle care genetiche negative. Amici, che dirvi? Spero che anche questo argomento, dalle di poche domande con semplici risposte, vi sia piaciuto. E se avete qualsiasi domanda ancora da porci, scriveteci come sempre. Se questo video vi è piaciuto, metteteci un mi piace e al prossimo appuntamento. Non dimenticatevi che mensilmente ci sarà sempre un'uscita. Ciao!